Benvenuti a tutti. Oggi è giovedì, 12 maggio 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Leone. Issati sulle vette del mondo. Giornata favolosa per voi, ma il merito non va alla Luna, comunque rassicurante in seconda casa, buona amica di Plutone, Sole e Urano, tutti rivolti al fronte del lavoro e del guadagno. Se nonostante le notizie allarmanti e i mutamenti epocali sulla scena del mondo riuscite a mantenere la rotta navigando a vista, significa non solo che siete fortunati, ma anche che avete ottime capacità direttive. Se non l'avete fatto finora, ora non avete più ragione, qualche ostacolo rimane, ma col supporto dei due astri della fortuna, Venere in Ariete, raggiunta oggi stesso dal grande Giove, i vostri orizzonti si stanno ampliando e lo sguardo si perde lontano. Commercio parola magica, equo solidale recita la giornata oggi in calendario ed è esattamente a ciò che aspirate, perché giustizia e solidarietà fanno parte del corredo ideale del vostro generosissimo cuore. E allora meditate sulle parole di Madre Teresa di Calcutta: quello che noi facciamo è solo una goccia nell'oceano, ma se non lo facessimo l'oceano avrebbe una goccia in meno. Risposta affermativa e positiva al principale quesito posto nel consulto. Buon esito di esami, di colloqui, di chiarimenti, e di qualsiasi cosa vi sta a cuore. Gravidanze in arrivo, acquisto di immobili, nuove attività avviate. In campo economico è un miglioramento della propria posizione. Mettete a posto alcune situazioni che si sono venute a creare nei giorni appena trascorsi. Alcune di queste situazioni, se perdete ulteriormente tempo, potrebbero non appianarsi più in modo facile. Abbandonatevi all'amore, oggi potrebbe essere un giorno positivo anche se non riuscirete a fare a meno della vostra gelosia abituale. Torna il sereno per quanto riguarda una questione in amore, anche se perdura la vostra gelosia nei confronti del partner tutto si appiana. Oggi riceverete molti no e molte persone vi gireranno le spalle, non preoccupatevi eccessivamente e affrontate tutto con pazienza. A suo tempo tutto si risolverà. Potreste non essere d'accordo con quello che oggi vi si dice da parte di chi non vi tiene in grande considerazione, provate ad ascoltarli piuttosto che a ricercare l'affermazione delle vostre idee e del vostro pensiero. Ottime possibilità di ricevere un invito interessante per la serata per i nati di giovedì e venerdì. Gli altri potranno contare su qualche sprazzo di vita nel tardo pomeriggio. Oggi Mercurio potrebbe tendervi una trappola rovinando un buon rapporto con un collega o un amico, siate prudenti e quando parlate fatelo solo a ragion veduta. Noia ad apparecchi elettronici come DVD, telefonini, trasmettitori, televisori, radio, IFI, computer. Decidetevi per la loro sostituzione. Quello che vi accade è un po' colpa vostra, non riuscite ancora a separare il presente dal passato, per questo non riuscite ancora a intravedere il futuro. A volte abbassate troppo la guardia ed è facile colpirvi. Solitamente il vostro fascino viene subito notato, ma poi anche facilmente dimenticato. Limitate gli impegni di lavoro a quelli strettamente necessari, e, magari, regalatevi qualche giorno di vacanza. Se fate un lavoro tipo il medico o il vigile del fuoco, preparatevi a non dormire e a non mangiare oggi. Un brillante Giove è entrato da oggi nel segno amico dell'Ariete e configura una giornata abbastanza soddisfacente da molti punti di vista, specie se siete nati in luglio. Abbiate la costanza necessaria in questa giornata, per raggiungere un risultato molto ambito, non soltanto da voi, ma anche per alcune persone che vi circondano, come qualche collega o collaboratore. Voi avete la possibilità di intraprendere molte più strade, di essere più creativi, quindi provate a darvi una chance, invece di cedere subito la vostra posizione privilegiata, perché non avete colpa di questo. Degli astri del giorno potete farvene un baffo, tutto ordinaria amministrazione, lavoro, impegni sociali, situazione finanziaria da tenere sotto controllo, un disegno già tracciato dalla Luna, Plutone, Urano, il Sole, dunque nulla di nuovo. Le novità arrivano invece esclusivamente dal fronte dell'Ariete dove, già ringalluzziti dal trigono magliardo e passionale di Venere, oggi scoprite che accanto a lei c'è niente meno che il grande Giove. Gran re, gran sacerdote,
gran legislatore dello zodiaco, potete aggiungerci anche gran viaggiatore, che guarda favorevolmente verso di voi. Perciò pronostici felici legati a paesi lontani, amori e studi vi condurranno oltre confine. Amore ed Eros. Una persona conosciuta in una recente vacanza e che vi ha fatto perdere la testa si materializza all'improvviso con una telefonata, una foto magliarda, un invito esplicito a incontrarvi prossimamente. Hanno proprio ragione i saggi, la mente ha un potere creativo meraviglioso, a furia di pensare a qualcuno l'avete materializzata e ora sta per entrare davvero nella vostra vita. Risvolti positivi anche per chi per lavoro è in ballo con una trasferta, incontrerete nuovi colleghi, uno dei quali vi farà battere furiosamente il cuore. Non scoraggiatevi e tenete duro. Punto, non è il momento di cedere al panico, è una finestra turbolenta ma sta per finire. Attenti però a non forzare la mano, le cose potrebbero rivoltarvisi contro. Sintonia, mai si rivelò l'espressione più adatta nel descrivere il modo amatorio di questa splendida giornata di primavera. Mercurio, pianeta che corrisponde ai momenti di comunicazione che passano attraverso i codici normali, con Venere che invece stabilisce codici impalpabili, basati su un sentire magico, si alleano positivamente. Non dimentichiamo poi che questa combinazione vi dona un potente richiamo dei sensi a costruire la base di sodalizi di tutto rispetto. E un flusso di emozioni reciproche si stabilisce con chi più vi fa battere il cuore, con la comunicazione che riesce ad andare oltre le parole e i gesti, abbracciando appieno i desideri e i sentimenti. Saturno rimane a contrastarvi dall'Acquario, fate allora attenzione a non esagerare negli impeti, anche appassionati, che dimostrate verso chi state amando. Questa raccomandazione da raccogliere più per chi festeggia il suo compleanno dal 28 al 31 luglio. Lavoro e denaro? Qualche cambiamento in pista c'è, ma superato il disappunto iniziale si rivelerà estremamente positivo. Alla grande studi, esami e colloqui di selezione, se negli investimenti o nella ricerca di lavoro puntate all'estero avete visto giusto, un cambiamento di direzione di sede non potrà che rivelarsi positivo. Avete un po' di tempo per abituarvi a capire come sfruttare al meglio questa momentanea possibilità, che vi potrebbe portare altre soluzioni, per vivere meglio il vostro lavoro ogni giorno. Mercurio vi consente di maneggiare il denaro con disinvoltura e abilità. Non vi lasciate però tentare da acquisti troppo impegnativi e che le vostre tasche non possono reggere. In special modo se siete leoni della seconda e terza decade. Benessere. Un filo di nervosismo soprattutto per chi soffre di allergie oculari, la luce primaverile vi infastidisce e i pollini vi fanno lacrimare gli occhi. A parte questi disagi tutto gira per il verso giusto, bellezza e benessere fanno il paio e allo specchio un tocco esotico accentua notevolmente il vostro charme. La seduzione del lontano anche in cucina, dove sperimentate ricettine da altri paesi riscuotendo un gran successo. A volte non c'è abbastanza spazio per esprimerti pienamente e questo è un peccato. Oggi potrebbe essere uno di quei giorni in cui sei pronto a brillare, ma nessuno ti dà il palcoscenico. Per lei, rispetto all'amore le vacanze sono un magnete irresistibile, da Pasqua all'1 grado maggio il terreno è stato fertile di uscite e di incontri intriganti, ma la sorpresa arriva oggi, il bel tipo conosciuto di recente si rifà vivo con una proposta mozzafiato. Per lui, mondo per aria, ma a viaggiare non rinunciate, il lavoro è un ottimo scudo e un'ottima scusa. In realtà non appena mettete piede in aeroporto vi sorridono perfino le orecchie. Colore delle emozioni, fragola. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9. Attività, 10. Finanze, 9. Benessere, 9. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.